Finalmente mi sono seduta 2 minuti. Ciao e bentornati allo sfavillante vlog della domenica. Allora, parliamo di una cosa. In forno c'è una focaccia. Sì, ho acceso il forno, la pazzia. E in forno c'è una focaccia. Sto facendo un piccolo esperimento con il cellulare, per me, per vedere come viene. Perché da settembre, cominciano delle piccole novità. Piano piano arrivano delle novità, fino a quando a ottobre raggiungo il cambiamento. Io pace non ne ho mai, ragazzi. Io devo cambiare continuamente tutto. Non so se qualcuno ha notato, ho qualche patologia probabilmente. Comunque, in tutto questo, per la prima volta, dopo tanti anni di attività di analista superstar, che non sono io ma il canale, analista superstar va in ferie ad agosto. Io non ho mai interrotto. Quest'anno ho bisogno di fermarmi un attimo. Non ho mai interrotto produzione video, ti dirò di più. Quando io ho cambiato la cucina, io materialmente sono stata senza cucina per circa 2 mesi e mezzo. Ebbene, e condividevo video ricette, tutto quello che si poteva fare a barbecue l'ho fatto perché io ci tenevo tanto. Mi sono accorta di avere bisogno di staccare un po' la spina e di prendermi un po' cura di me stessa per più giorni consecutivi, non per 2 o 3 giorni, perché mi sono accorta che 2 o 3 giorni io poi sono più stanca di prima. Quindi ho bisogno di un po' di tempo per me e me lo sto prendendo. E so benissimo che tante di voi, per l'affetto e il rispetto che ripongono nei miei riguardi, mi diranno: Lisa, fai bene, noi ti aspettiamo. E io lo so che mi aspettate, quindi poi vi dico le date in cui ho pensato di fermarmi, poi lo ripeto anche sull'Instagram e lo scrivo sull'Instagram. Ma in questo periodo non carico video, ma me li giro i video. Guarda, ho elaborato diverse idee che ovviamente devo ancora approfondire, mi devo fare delle ricerche, mi devo fare le riprese, eh. Però mi sento abbastanza soddisfatta, soprattutto per Casa Superstar, che è un canale che io ho fortemente voluto e che amo fortemente, che quest'anno ho dovuto lasciare andare. Cioè, è stata veramente una corsa contro il tempo sempre. Casa Superstar è molto impegnativo come canale. Già Annalisa Superstar lo è. Casa Superstar impegnativi in un altro modo, cioè sono 2 canali molto impegnativi. Io le cose facili mai, cioè cose fa. Spacchettiamo insieme? Mai, no. Oh, come si chiamano quelli dove mi siedo, mangio e tu mi guardi mentre mangio? No, io sono cose complesse nella vita. Sono 2 canali molto complessi e mi piacciono da morire. Quanto adoro, tu non te immagini anche quanto io adoro tutto questo. Ma penso che si veda. Io sono certa che si veda perché non mi stanco, non mi lamento, non mi pesa mai niente. Però io a livello personale, la vita, voglio dire, una si riprende per qualche minuto, fa dei video tematici, bla bla bla, poi però la fotocamera si spegne, la vita va sempre oltre, succedono delle cose come nella vita di tutti. Quindi io quest'anno ho deciso di ascoltare soprattutto il mio corpo che mi sta dicendo: Annalisa, fermati. E mi fermo un po', continuo a riprendere con più lentezza, questo sì, i video me li giro ma con molta più lentezza. Finito. Con molta più lentezza. Perfetta. Perfetta. Riprendo con tranquillità e poi a settembre arrivo con un carico di contenuti stupendi, tra cui, siccome devo dare un bel colpo di smalto a Casa Superstar perché amo troppo quel canale. Per non soffrire perché non l'ho potuto curare. Cioè, per me, guarda che è una sofferenza non poter caricare contenuti o girare, cioè riuscirli a ideare e non riuscirli a girare, oppure li giro e non mi piacciono le sequenze, non mi piacciono le inquadrature, non mi piace come ho preso la luce. Insomma, sono ignifuga, non mi sono fatta niente, sono diventata ignifuga. Amo troppo Casa Superstar per lasciarlo andare, quindi
Le novità arrivano tutte sia qui che lì. Non vedo l'ora, ma prima mi faccio il riposino dopo pranzo. Proprio nella mia mente io passerò questi giorni facendo il riposino dopo pranzo. Se riesco vado al mare, vado a fare la spesa con calma. Gioco col cane. Non lo so, le cose che fanno tutti, che cosa si fa? Sto con mia madre, queste cose così. Relax. Cane? Ciao! Ciao principessa, ci sono i tappetini puliti, siete contente? Sei bella! Là, cane! Momento acqua. Io tocco il cellulare per fare video e parte. Il momento acqua, chissà che strano collegamento che fai, Lolo. Con il mio meraviglioso pallore in pieno luglio, ti faccio vedere cosa indosso oggi perché ho preso sti pantaloni, sono stupendi. Andiamo allo specchio del selfie, un attimo che chiudo qua la porta. Una volta ho fatto una fotografia con la porta aperta. È voluto, no, me l'ero dimenticata semplicemente. Allora, questi pantaloni qui. Guarda, sono bellissimi. Non capisco perché la fotocamera mi allarghi in questo modo, ma ce ne faremo tutti quanti. No, neanche una ragione. Non me ne strafrega assolutamente niente. Allora, questi pantaloni, guarda, che ho indossato con questi sandali dorati. Viva gli sconti! Questi pantaloni qua li ho comprati nello stesso negozietto dove tempo fa acquistai la tuta con i limoni, che ancora metto perché mi piace da morire. Guarda, sono belli. Sembra una gonna. Invece sono pantaloni. Dovendo registrare i vlog con il cellulare, quando mi squilla il cellulare devo rispondere, mi devo fermare. Mi stava squillando il cellulare e quindi ho risposto. E quindi, vabbè, appunto, te li faccio vedere così. In realtà sono stupendi perché sono belli larghi, belli comodi. Poi, zazza, l'elastico in vita. Mi piace, mi piace tantissimo. E tra l'altro, però devo dire una cosa, no, tra l'altro non c'entra niente, devo dire però, è di quegli elastici, vedi, è lungo così, è un po' rigido. Io solitamente questi elastici un po' rigidi non li amo tantissimo, infatti mi sa che lo cambio, lo preferisco meno rigido, però voglio dire, non esco di casa per andare a comprare l'elastico meno rigido, se mi capita lo prendo e glielo cambio. Però mi è capitato di cambiarmi alcuni pantaloni perché lo preferisco un po' più morbido. Sempre per il principio che d'estate. Niente, questa settimana dovevamo andare a mangiare tutti insieme i ragazzi della palestra, soltanto che abbiamo spostato la settimana prossima e sono troppo contenta. Perché io devo dire una cosa, mi è andata veramente di fortuna. Perché il gruppo della palestra, devo dire che è molto bello, io mi trovo bene. Cioè, le presente quando riesce a entrare in un gruppo, e qua è stato pure bravo l'istruttore, devo dire, perché se l'istruttore non riesce a far a tutti quanti spirito di squadra, lui è stato molto bravo. Io poi a livello professionale lo stimo che tu non hai idea. Pendo dalle labbra di Lorenzo, che è detta così, insomma, però è proprio bravo. Punto. Non ho altro da aggiungere se non tessere le sue lodi, bravissimo. Io mi ricordo che quando è stata a Rimini Wellness Fest, alla fiera di Rimini del Fitness, io ero così contenta per lui, cioè io vedevo l'emozione di questo, che poi è la mia età praticamente, vedevo l'emozione di questo ragazzo, perché sono ragazza, e mi ricordo che l'ho voluta condividere e ho messo delle storie. Le persone che hanno visto quelle storie hanno iniziato a seguirlo e lo hanno sostenuto. Lui quando è tornato mi ha detto: tu non puoi capire che sensazione strana mi ha fatto. Mi c'è stato veramente, cioè, la gente che io sentivo che mi sosteneva, cioè quella presente ti fa un effetto e ti sostiene. Dice: io mi sentivo una mezza cosa in più. Dice, cioè, c'era gente che vedeva le storie per vedere cosa facevamo e quindi io sono molto grata, ecco, a chi ha accolto il mio invito di seguire Lorenzo in quei giorni perché è stato veramente molto bello quello che è stato fatto, quindi grazie.
Allora, dovevamo andare a mangiare la pizza, l'abbiamo spostato a settimana prossima. Sono veramente contenta perché è un bellissimo gruppo. C'è lo scherzo, c'è l'allenamento, c'è l'aiutarsi a vicenda. Bello, mi piace. Questo gruppo rispetto ad altri, devo dire che non c'è una persona che primeggia, tipo io sono la numero uno, sono la più brava, quindi fate schifo. Devo dire che c'è molta, molta diversità. Moltissima diversità sotto diversi punti di vista. E questa diversità, secondo me, è quella che fa proprio un cocktail perfetto. Cioè, diverse età, tantissime età. Cioè, c'è la mia amichetta, che è quella con cui mi alleno, che io mi alleno con una ragazza di 17 anni, con l'argento vivo addosso, che all'inizio con lei dividevo il sacco da Fitbox. Lei veramente argento vivo addosso, mi ricordo le prime due volte, stavo sputando i polmoni, non c'era, cioè, ma io che cavolo sto facendo? Poi abbiamo preso il ritmo e poi quando lei non c'era io mi allenavo con qualcun altro e vedevo che qualcun altro dall'altra parte mi faceva... Che ero io all'inizio perché giustamente mi ero abituata al ritmo di una ragazza allenata di 17 anni con l'argento vivo addosso che io volevo morire. No, guarda, sono proprio contenta di quest'anno e della scelta che ho fatto di andare in palestra. Ci sono cose che non mi piacciono e che continuano a non piacermi, però vengono surclassate e messe da parte perché ho respirato spirito di squadra, ho respirato il gruppo e questo mi piace talmente tanto che non penso a quello che non mi piace. Va bene così, cioè io vado volentieri certe volte, intanto perché mi piace allenare, adesso sta anche perché io ormai da più di 2 mesi faccio anche sana, che come hanno. Non sono molto tipo da sala, io sono più tipo da lezione collettiva, però da 2 mesi vado anche in sala, da più di 2 mesi, sì. Però mi piace, ho fatto la scelta giusta quest'anno andare in palestra, tra l'altro un abbonamento di 2 anni che mi sa proprio che rinnoverò perché mi trovo benissimo con i ragazzi proprio della struttura, i ragazzi della reception sono troppo carini, a mezzo problema subito si mettono a disposizione, stanno ristrutturando presso la palestra, quindi io spero, no beh spero, sono quasi certa che verrà bellissima perché sono ragazzi molto giovani, questi proprietari stanno investendo e quindi a me fa pure piacere che dei ragazzi riescano nei loro intenti, niente, sono proprio contenta. Guarda, sono presa proprio bene. Inizialmente, i primi 2 mesi, 2 mesi e mezzo, facciamo anche 3, mi sono detta: ho sbagliato, ho sbagliato. Ma perché sono venuta qua? Sono troppo contenta. E come vedi, io sono a luglio. Continuo ad andare in palestra, continuo ad andare in palestra anche ad agosto, ci sono dei giorni di chiusura perché santo cielo anche loro devono andare in ferie e quindi questo è. Sono veramente contenta del gruppo di cui faccio parte perché sono uno più carino, più simpatico, più dell'altro e mi piace tanto pure che è un gruppo veramente dai 17 ai 65, sì. C'è qualcuno che a 65 anni viene a fare funzionale. Sì, la trovo grandiosa. Così come il peso non vincola nessuno. Sono così contenta. Tu dici: ma guardi la gente? No, non guardo la gente. Io vengo da una storia un po' travagliata. Quindi quando io vedo qualche ragazza, che a differenza di come può essere qualcuno lì che si allena, che a fine allenamento c'ha, io stessa a fine allenamento c'ho un muscolo della coscia che proprio viene fuori, le braccia che si cominciano a tornire, insomma, ma è normale dopo tanti anni, è una cosa normalissima che il corpo sia così. Quando vedo una ragazza che non è proprio così, che ha dei chili da perdere, che viene lì e che riesce ad affrontare un allenamento come quello con i propri tempi, con le proprie pause e ci riesce, io sono contenta, te lo giuro, io sempre voglio dire brava, solo mi faccio i fatti miei perché non mi sembra il caso di andare alla ragazza a dire brava, non mollare, ti prego, ti vengo a prendere io, ti... No, sono veramente contenta perché lo sport cambia la vita, è vero, a me l'ha cambiata, cambia la vita, cambia il modo di approcciare tutto.
Sono proprio contenta. Va bene, 7 minuti e 42. Io sono bella tranquilla. Te lo faccio vedere. Aspetta, mi abbasso il pantalone perché già il pantalone è arrivato qua sopra. Perché ciò si dice mi siedo. Ovunque mi siedo. Prende. Che finezza. Vabbè, cioè, guarda, guardala. Devo andare. Ciao. E comunque, questi pantaloni sono troppo belli. Ha sudato che, dove guarda qua, ha sudato che la domenica e il sabato in TV non c'è niente, perché tanto è estatissima, la gente non guarda la TV, no? Ma sto guardando una cosa su UFO, che no, ma veramente, cioè, ma veramente la gente crede che esistano UFO, cioè, ma soprattutto, aspetta, no, sto guardando una cosa su History che riguarda UFO, cioè, te lo giuro, cioè, io credo che sia una satira, cioè. È una cosa satirica. Non ci credo che la gente crede a queste cose. Amore mio, quelle luci erano il carattrezzi. No, ma dai, realmente. Sarà che io sono una scettica, però così neanche, dai. Buona domenica. Lolo? È finita la pappa. È finita la pappa. Più tardi, mangeremo dalla mattina alla sera. No, anche ci sono periodi che la verità mangerei anche io dalla mattina alla sera. No. Allora, è domenica mattina. Ieri sera, spettacolo di Laura. Allora, io l'ho messo nelle storie, vatti a vedere le mie storie, c'è taggata anche Laura. Io ho conosciuto Laura a Milano. Devo dire che è stata una delle belle scoperte del mio 2019. Fantastica. Lei è una comica, nel senso che è comica che fa ridere, lei di mestiere fa la comica. Tu guarda, poi ieri io ho un'amica che fa la comica. Ragazzi, ma che risate ieri sera, che risate, ma guarda, anche di alcune cose io sono un po' pudica, no? Di alcune cose che io a voce alta non direi mai. Lei ti giuro, risate. Sono fantastico. Tra l'altro è un locale molto carino, l'ho messo nelle storie. Io sinceramente non conoscevo, che si chiama, allora, l'ho sentito nominare in due modi diversi. Io l'ho sempre nominato Camus, Camus come lo scrittore, che tra l'altro a me non piace manco per niente, che a mia mamma è una pesantezza. Però c'è chi lo chiama Camus, non lo so, o Camus o Camus, comunque scritto Camus, il locale è troppo bello. Allora, a tal proposito, vorrei dare un paio di notizie, perché tanti mi scrivono, vengo in vacanza a Palermo, dove andare a mangiare? Allora, in centro... Zona Spasimo, che ti consiglio di andare a vedere, ma ti consiglio di andare a vedere lo Spasimo la sera è mistico, bellissimo. Di fronte allo Spasimo c'è un ristorante che si chiama Ciccio in Pentola, lì si mangia una meraviglia, tra l'altro hanno il pescato del giorno, quindi il pesce è fresco, cioè quindi il menù di per sé quando tu leggi il menù non ha tantissime portate di base, poi ha tanti piatti del giorno perché utilizzano molti alimenti freschi. In linea generale, per come sono io, sinceramente non apprezzo molto quando nei ristoranti c'è un menù molto ricco. Quando io arrivo e trovo 5 pagine di menù, io sinceramente faccio sempre una mezza smorfia, io preferisco poche cose, ma buone. Ciccio in Pentola, ristorante. Lì vicino, cioè voglio dire, lo vedi passando per forza, c'è la pizzeria che è Ciccio Passani l'Olio, indovina, sono dello stesso proprietario, e lì fanno una pizza strepitosa, però la pizza più buona di Palermo, per quanto mi riguarda, la fanno da... aspetta perché sbaglio sempre, un minuto. Lo leggo direttamente Archestrato di Gela, tanto che io ieri ho messo la fotografia con la geolocalizzazione, perché secondo me da Archestrato di Gela si mangia una cosa meravigliosa. Cioè, io ti dico una cosa. Allora, la pizza calda, cioè portata al tavolo, il cornicione, quando è calda, si scioglie in bocca. Cotta a legna, sicura al 100% lunga lievitazione perché è proprio, cioè io ti dico, ieri ho mangiato la pizza e sono wow, perfetto, è vero che io non mangio mozzarella, però io prendo sempre una pizza che ha del cacio ragusano stagionato, fin quando il cacio è stagionato io lo mangio tranquillamente.
non mi fa assolutamente niente. Parmigiano, quello 36 mesi, grana padano, quelli, gli stagionati li posso mangiare tranquillamente. La mozzarella di bufala, la stracciatella, la burratina, che buono. Questi no, però mi piacciono da morire. Non mangio stracciatella. Boh. L'ultima volta che ho mangiato stracciatella, l'ho mangiato stracciatella pugliese milioni di anni fa, con un prosciutto crudo tagliato al coltello e pane pugliese in un ristorante pugliese a Palermo. E sai che non so se, credo che ci sia ancora, si chiama Muru, che è accanto al Sardone. Anche quello che è carino. Comunque, lo spasimo, guarda lo spasimo, lascia stare la cosa mangereccia. Perché a Palermo ovunque ti giri c'è da mangiare, se tu cammini la gente ti dà da mangiare. Lo spasimo io consiglio di vederlo la sera, perché la sera è spettacolare. Io di giorno l'ho visto, l'ho apprezzato, l'ho amato, anche perché di giorno poi si può salire, si può fare il percorso esterno dall'altra parte. La sera per esempio non si può fare, almeno io la sera non l'ho fatto mai, però puoi fare il percorso dall'altra parte esterno, che è pure molto bello. Ma la sera è troppo, mamma, è illuminato in un modo, guarda, io lo adoro lo spasimo, ma da quando ero piccolina, quanto mi piace, tanto che io non ti nascondo che quando so che ci sono gli spettacoli allo spasimo, mi faccio i biglietti, perché secondo me è proprio tutto molto suggestivo. Comunque ieri sera in questo locale Camus, molto carino, molto, noi ci siamo divertiti un mondo, guarda, c'è cioè, tutti... Tutti lì in quella sala bloccati a ridere, tra l'altro lei è una che, Laura è una molto empatica, che interagisce tanto col pubblico, niente, guarda, divertiti, veramente è stata bravissima, non perché io provo stima e affetto nei suoi riguardi, attenzione, però obiettivamente quando non è brava è brava, non avrebbe il curriculum che ha, ecco, se fosse scarsa non sarebbe riuscita ad ottenere tutti questi bei traguardi, è in gamba. Laura, ecco come l'ho conosciuta, te lo racconto, era la coach delle muse delle presenter. Ci ho fatto da coach. E io poi alla fine, praticamente, sono stata un po' con tutti, non posso dire, sono stata più con lei. Però giro e rigiro, alla fine eravamo sempre una accanto all'altra, proprio noi ci attiravamo, proprio giro e rigiro e diciamo, vabbè, siamo alla fine di nuovo io e te. No, ma lei è fortissima, fortissima, simpatica da morire. Detto questo, carissimo, usciamo? Ci andiamo a fare un diretto io e te? Ti va? Così? Raccontiamo cosa hai fatto ieri? Fiato corto solo in mia presenza. Cambiavo stanza. Ah. Mi facevo vedere, mi guardava e facevo. E io, che hai? Vieni qua, vieni qua, mamma mia. Poi di sabato pomeriggio che non so chi chiamare, per favore. Uscivo dalla stanza, silenzio. A un certo punto, invece di entrare e fare, che succede, come stai? Ho fatto così con la testa, la guardavo. Tranquillissima, proprio serena, tranquilla, serafica, si è accucciata, si è messa una sua cuccetta, ha chiuso gli occhi, si è fatta stiracchiata tutta, come fa lei che fa così, e poi si mette così. Sono entrata, mi ha guardato di mezz'occhio, appena vista che era dentro la stanza e non se n'è accorta subito che era entrata, quando se n'è accorta ha cominciato a fare. Quindi praticamente io o la faccio emozionare tantissimo, oppure fa la smorfiosetta, tipo la finta tosse. I finti starnuti, che manco ci vede lei quando fa. Cioè, non ci, la tosse è finta. La tosse è finta. E io, ma infatti. No, ma ieri mi fa. Sì, di te sto parlando e mi guardi questa faccia. Ieri entra. Te lo giuro, a un certo punto, visto che si è appisolata, allungavo la testa per vedere come stava. Tranquilla, cioè, dormiva proprio beatamente. Si è fatto un pisolino ieri pomeriggio la mia Pissi, ma una dormitina di quelle grandiose. Poi. Entra, appena mi vedeva, come dobbiamo fare? Ma io ti adoro lo stesso. Tu sei il cane più bello dell'universo, amore mio bello. Vabbè, ciao, ci andiamo a fare un giretto. Che cosa ho combinato? Ah, quello si è rotto. Quindi, ancora più urgente. Formine per il ghiaccio, cerchesi.
Ho rotto tutte le formine per il ghiaccio, sono rimasta solo con questa. I fenicotteri, per quanto siano carini e funzionali, non mi annacquano le bibite e io le voglio annacquate, però le ho utilizzate questa settimana, vero carissimo? Abbiamo utilizzato i fenicotteri questa settimana, però preferisco averle annacquate. Tipo il tè, io lo uso nel tè. Nell'acqua, quando ho bevuto l'acqua, nel bicchiere ho messo i fenicotterini. Però non lo so, ragazzi, sono un po' old style, preferisco il ghiaccio. Comunque, mi si sono rotte tutte le formine di ghiaccio. Tra l'altro, io voglio il cubettone quello gigantesco. No, quelli piccolini, quello grandissimo, guarda, è bello grande. Oh, non riesco a trovare le formine da ghiaccio, quelle che hanno, sono piccolissime, si sciolgono subito. Io voglio proprio il ghiaccettone. I problemi della mia vita, il ghiaccettone. Allora, questo è il cardiganone, come vedi è un cardigan, soltanto che lo metto ad abito, sotto perché mi diceva è trasparente, io ho messo una sottoveste, ok? Una sottoveste vecchiotta di Intimissimi, che oddio il tessuto non è più freschissimo, cioè no fresco nel senso che porta caldo, secondo me è un po' rovinato, però alla fine sotto i vestiti non si vede, beh, lo stesso. E quindi sotto ho messo quella sottoveste, l'ho messo e ho messo questa cintura così in vita, anche questa è di Zara, e poi le ciabattine. Queste qui, anche queste sono di Zara. Quindi posso dire tranquillamente Total Outfit Zara, che indosserò con quella borsa che adesso ti faccio vedere. Facciamo una cosa, mi faccio una foto, la metto sull'Instagram, se vuoi fare, e poi esco. Persone dello YouTube, adesso a quest'ora della domenica mi strucco. Niente. Oh, un bel weekend, molto lento. Molto lento, bellissimo, è piaciuto da morire. Detto questo, ho iniziato a vedere La Casa di Carta 3. Poi, niente, stanotte ho visto un'altra trasmissione sempre riguardo tipo UFO, queste cose così. Non era History ieri, era un altro canale, ho sbagliato. E anche oggi non era History, non mi viene nessun nome del canale, se no te lo direi, sempre su Sky. Cose paranormali che ho sempre voglia di dire. Era un trattore. Se senti dopo tutto, era un trattore o il carro attrezzi. Non era un UFO. Ma detto questo, mi strucco. Buon fine weekend. Ci vediamo domani con un nuovo sfavillante video. Molto, molto leggero. Ora arriva una sfilza di video proprio estivi, leggeri, non solo. Poi a settembre affondo il coltello. Mi ha detto così, è proprio. Ciao.